Eccoci qui. L'Italia avrebbe già potuto avere in questo momento un Presidente del Consiglio nella persona di Carlo Cottarelli, non è così, chissà quanti condizionali oggi pomeriggio qui in studio noi useremo, perché come vedete la cronaca politica è piuttosto confusa, difficile da decifrare, si aggiorna non di giorno in giorno, non di minuto in minuto, ma quel che sembra di secondo in secondo, e insomma ci sta riservando anche svariati colpi di scena. Ma noi proveremo a cogliere l'attimo, perché mica siamo, noi siamo forti, quindi coglieremo l'attimo insieme ai nostri ospiti che vi presenterò tra pochissimo, perché vediamo se è pronto il collegamento, si è pronto con Augusto Cantelmi che si trova a Montecitorio, un duro lavoro caro Augusto. Ciao che Augusto. Ci racconti, cosa inventi? Ben arrivato. Cosa inventi Augusto caro? Grazie a tutti. Se ne vedono talmente tante che bisogna solamente seguire gli eventi, quindi c'è poco tempo per inventare, guarda, davvero poco, perché ci pensano gli altri in qualche modo. E anche quella di oggi sarà una giornata ricca di sorprese, già fino a questo punto. Cercherò in qualche modo di farvi un quadro di quello che sta accadendo in questo momento, poi a voi discussione. Il presidente incaricato, Carlo Cottarelli, in questo momento si trova qui alla Camera e stamattina ha incontrato anche il Capo dello Stato, ricordiamolo, e in attesa delle risposte da parte dei partiti. È uscita anche una nota del suo staff che in qualche modo leggo in una piccola parte, che dice sono emerse circostanze che induce a prendere ancora tempo, in quanto c'è la possibilità che emerga un governo politico. Questo dallo staff di Cottarelli, quindi da Cottarelli stesso. Quindi noi attendiamo insieme al capo dello Stato. Ma le parole di Cottarelli vengono subito smentite da Salvini, che si trova a Pisa e a Massa per le comunali del 10 giugno. Ha detto no, dobbiamo tornare al voto più presto, no a un governo politico, in riferimento a un governo con Di Maio, perché c'è sempre il nodo del professor Savona di mezzo. E in qualche modo Salvini avrebbe detto no anche ad un governo a guida Giorgetti. Quindi siamo arrivati a questo punto. Che cosa è accaduto poi? È accaduto che si è aperta un'altra ipotesi, perché la stessa Lega dice noi in qualche modo non ostacoleremo la nascita di un governo per affrontare l'emergenza. Che cosa significa? Provo a spiegarlo con parole più semplici possibile. Si aprirebbe così la strada ad un governo di minoranza e di emergenza guidato dallo stesso Cottarelli, che significa andare in Parlamento e ottenere una non sfiducia tecnica, si chiamerebbe, che si basa sull'astensione e sull'uscita dall'aula dei gruppi parlamentari per abbassare il quorum. Ovviamente tutti devono essere d'accordo su questa linea e Cottarelli sta lavorando proprio su questo. Ma, e c'è ancora un ma, arriva Di Maio, il quale dice no, o si fa un governo politico con Conte o si torna subito al voto a luglio, la data quella del 29, il che significa che lo scioglimento deve arrivare entro il fine settimana. Cottarelli lavora, questa sera dovrebbe tornare al Colle per sciogliere o meno la riserva, noi aspettiamo e cerchiamo di seguire gli eventi. Grazie Augusto, grazie Augusto. Allora. Naturalmente richiedici la linea, insomma, duro se hai delle novità. Duro per lui, ma io penso anche ai colleghi che devono fare i titoli sia per i TG che per i giornali, è complicata la faccenda. Tra l'altro il nostro pubblico tra governo di minoranza e emergenza basato sulla non sfiducia tecnica e sull'astensione, insomma, si è già perso. Per cui adesso qui cerchiamo di ridare peso. Il problema è che sono passati 90 giorni alle parole, in tutto questo, ricordiamolo, sì, sono e passati 90 giorni. Presentiamo allora i nostri ospiti e cerchiamo di intravedere qualcosa in questa nebulosa della cronaca politica di questi giorni. Allora, bentornata Antonella Rampino. Grazie. La collega Buongiorno. Antonella Rampino, con lei Peppino, oggi sono tanti i colleghi, Peppino Caldarola, tornato anche lui, e benvenuto anche a Giovanni Maria Bellu e Roberto Rossini, presidente nazionale dell'ACLI. Con noi anche il costituzionalista professor Antonio Iannuzzi dell'Università Roma 3, ci servirà il suo aiuto e ci servirà anche lo sguardo sempre poco convenzionale del nostro Francesco Anfossi, collega di Famiglia Cristiana che è nello studio di Milano. Ciao Francesco, benvenuto. Francesco, il collegamento con Cantelmi da Montecitorio ci rende chiara una cosa,
che non c'è assoluta chiarezza, cioè non si capisce che cosa accadrà nelle prossime ore. Sì, però devo dire che Cantelmi ha spiegato con la massima chiarezza che non ma c'è Cantelmi chiarezza. Cantelmi è straordinario. È stato veramente preciso. Cantelmi è un notaio, diciamo così, è straordinario. Però questa roba qui, Francesco, non si è mai vista, questa confusione. La non sfiducia non mi pare che sia mai la stata non sfiducia nella prima della Seconda Repubblica. Ci sono stati, perché altrimenti non si potrebbero quasi, data la situazione politica in cui siamo, fra virgolette, inventarli, no? Cioè uno di quei precedenti di quella che potremmo chiamare costituzione materiale, cioè quanto di c'è prassi. Stata? Rinfrescatemi la... Andreotti, io non mi ricordo, Peppino. Moro. Sì, sì. Governi della non sfiducia, cioè dei governi che devono entrare in funzione e si reggono su questa figura un po' retorica, che non è che sono sfiduciati e quindi non possono stare su, ma sono non sfiduciati. C'è l'astensione. L'astensionismo, diciamo, attivo, insomma ci sono molti modi per chiamarli. Però il rischio che, ma questo lo diremo dopo, il rischio è che non si vada neanche verso quello. Chiudo parentesi. Ecco, lo verifichiamo tra poco, però io mi riferivo, diciamo così, a questa crisi lunga 90 giorni. Questa è una roba, come dire, sui generis per la nostra Repubblica. Si faceva riferimento al rapimento Moro, ma lì stavamo davanti a una situazione altro che emergenziale. E il governo si fece subito con la non sfiducia. Il governo si fece subito, io ricordo, due giorni. Ricordo dopo gli attentati l'elezione del Presidente della Repubblica, dopo gli attentati del 92. E qui siamo davanti ad una roba che secondo me mette a rischio anche la tenuta democratica, o no, Francesco? Ma adesso io non drammatizzerei in questa maniera. Certo, ci sono dei fenomeni molto preoccupanti. Il primo è l'aumento dello spread, come sappiamo, quindi le tensioni dei mercati e quello che ne può avvenire. E poi c'è il pericolo di default, il pericolo che il debito pubblico esploda, eccetera. E poi ci sono queste manifestazioni annunciate sabato, ma siamo sempre nell'alveo del tessuto democratico. Io credo che non succederà nulla di tragico, di drammatico. Sicuramente è una fase di stallo molto, molto pericolosa, molto confusa, che probabilmente porterà a impoverire le tasche degli italiani. Questa secondo me è la massima conseguenza. Il tessuto democratico non mi pare, anche perché la Costituzione è un orologio talmente perfetto. Si disse che i costituenti erano malati di presbiopia, riuscirono a vedere il futuro del paese, che sembra quasi che siano riusciti anche in questo caso, attraverso il bilanciamento dei poteri, a mantenere il tessuto democratico. Quanto è vero quello che pensiamo ci ricorda Francesco, che no? Sottolineando quanto quella Costituzione poi sia frutto di confronto, di mediazione, di capacità di dialogo tra quelli che erano avversari anche politici. Senti Antonella, no? Io stavo pensando anche ai costi di tutto questo e pensavo quanto oggi è scivolato in secondo piano, per esempio quella notizia, no? Della Melegatti che chiude i battenti, 300 persone su strada. Nonostante il prodotto vada bene. Ecco, in secondo piano. Comunque, torniamo al tema, no? Torniamo a questa cronaca politica confusissima, perché abbiamo avuto una campagna elettorale, insomma, dei toni molto aspri, insomma, che dividevano, però niente veramente ci preparava a quello che stiamo vivendo, a cui stiamo assistendo in questo momento, no? Con i tanti colpi di scena, poi le parole che sembrano di colpa aver perso ogni peso, nel senso che un minuto viene detto una cosa, 5 minuti dopo quelle parole hanno un altro significato, o si può tranquillamente dire il contrario senza essere tenuti a rispondere, non siamo accountable, direbbero in inglese. E con leggerezza parole molto gravi, perché riprendendo quello che diceva il collega Anfosso, in alcuni passaggi delle trattative per il governo politico poi saltato, si è puntato direttamente all'attacco delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, perché non era mai accaduto in 70 anni di storia repubblicana che un Presidente della Repubblica che non accettava la proposta di nomina da parte del Premier incaricato di un ministro, quello che è accaduto per 70 anni tantissime volte è che a quel punto il Presidente del Consiglio e i partiti cambiavano la personalità. Anche perché, qui Antonella, invece si è detto, se non va l'anti-euro Paolo Savona al Ministero dell'Economia,
salta il governo. No, anche perché quello che è interessante, poi, io vorrei riflettere su una cosa, scusa se ti interrompo, ma che fino adesso, no, quel genere di trattativa che ci sarà sicuramente stata sempre, mi rivolgo anche a Cappellino. Certo che c'è stata, è l'abbiamo sempre scritto. Stata condotta nella riservatezza. Ma i giornali il giorno dopo lo spiegavano. Ecco, però non durante e non... No, mentre... ma soprattutto poi, usciti da questo, dal Quirinale, dopo aver portato questo attacco alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, siamo attenti, è una cosa che interessa tutti, certo. Perché i poteri dei poteri dello Stato vanno preservati. Mattarella questo lo ha sempre detto con abbiamo grande chiarezza. Abbiamo voluto il nostro costituzionalista qui proprio no, per ma questo. No, ma Mattarella ha sempre detto io rispetto gli altri poteri, ma pretenderò che le mie prerogative siano rispettate. Usciti di lì hanno chiesto l'impeachment. Cioè la messa in stato d'accusa del capo dello Stato. E peraltro la Costituzione neanche prevede in questi termini. No, no? Perché non c'è violazione cioè, della Costituzione. No, ma c'è la messa in stato d'accusa che è una cosa. Per rispondere alla tua domanda delle parole dette con leggerezza, dopo 24 ore l'impeachment è stato ritirato e il candidato ministro alla giustizia del Movimento 5 Stelle Bonafede in un talk show TV ieri sera ha detto abbiamo chiesto l'impeachment perché siccome non si può discutere l'irresponsabilità che è in Costituzione delle azioni del Presidente della Repubblica, l'unico sistema era l'articolo 90 e chiedere la messa in stato d'accusa. Una follia. Io voglio aggiungere i ragionamenti vostri di Antonella. Voglio ricordarvi che quello che accadrà il 18 è grave. Io ho ascoltato Di Maio che ha detto faremo una manifestazione non violenta. Come si dice, excusatio non petita, voglio vedere. Il 2 giugno. Voglio vedere. E ho assoluta fiducia che Di Maio e gli altri facciano una manifestazione non violenta. Ci si dimentica però che quella data ha al centro, come protagonista, il Presidente della Repubblica. Certo. Perché è il Presidente della Repubblica che va a portare la corona al Milite Ignoto. È il Presidente della Repubblica che, in quanto capo delle Forze Armate, risponde al saluto delle Forze Armate che sfilano. Quando il partito principale del Paese, numericamente, decide che in contemporanea organizza una manifestazione, l'impeachment io lo farei a loro. Tenuto conto che su quel palco ci dovrebbe essere il Presidente della Camera, Fico, che è roba loro, che voglio vedere se sta là e poi va a protestare contro Mattarella. Per la verità sembra fare da puntiere in questo momento. Ma il 2 ci sono, guardate che ci sono date, forme, che sono sostanza. Se quel giorno è dedicato alla Repubblica e se il Capo dello Stato, anche se fosse un Capo dello Stato che ci sta antipatico, quel giorno ci rappresenta, e porta la corona al Milite Ignoto e saluta le forze armate, quello è il giorno del Presidente della Repubblica. Io vorrei sapere come la legge Bellu. No, qualche tempo fa Ciampi disse questo, disse che era necessario affrettarsi a dare un percorso anche politico all'Unione Europea, bisognava farlo prima che quelli che avevano la memoria della guerra sostanzialmente scomparissero. Ciampi, che peraltro al 2 giugno ci teneva parecchio. Sì. Alla bandiera. Ha ripristinato lui la sfilata delle forze armate, certo. Perché era stata secondo sospesa. Me questo messaggio di Ciampi oggi assume quasi un significato profetico. Effettivamente nel frattempo quelli che avevano la memoria della guerra e quindi avevano anche la memoria della fatica che poi si era fatta per costruire le regole comuni ormai sono scomparsi. E secondo me questo lo si è visto plasticamente in quello che è avvenuto domenica al Quirinale. Al Quirinale è successo questo, che si sono incontrate delle persone, una che aveva questa memoria e che è il capo dello Stato, due che la ignorano e che erano Salvini e Di Maio. Hanno parlato due linguaggi diversi sostanzialmente, non si sono proprio capiti. C'è da domandarsi questo. Mattarella ha esercitato le sue prerogative dicendo tra poco il costituzionalista ce lo spiega dicendo no a Paolo Savona come sapremo meglio dopo, ma come abbiamo anche visto, diciamo così, in una cosa molto semplice, per il fatto che poi se lo sono anche rimangiati questa richiesta di impeachment, no? Quindi però Mattarella probabilmente e forse in questo si può dire è stato ingenuo, ha creduto di avere a che fare con due interlocutori che avevano questo orizzonte di una visione comune. Chissà
se avesse immaginato di avere a che fare con due personaggi che non avevano alcuna nozione di questo, alcuna memoria, chissà se avrebbe magari detto, ma forse meglio dare questo Savona, no? Esponendo loro a tutti quanti i rischi, piuttosto che vedere quello che poi è successo. Insomma, Bello dopo. Ci sta dicendo, no, se è affidato. Io prima di sentire, adesso tra poco appunto sentiamo gli annunzi sulle prerogative del Presidente, ci aiuta a leggerla questa carta, vorrei ricollegarmi a questo 2 giugno. Ci dice così a caldo che impressione le fa vedere questo 2 giugno così strattonato, maltrattato, ricordando che lì insomma era quello che Calamandrei chiamava proprio il miracolo della ragione, no? Quel referendum che ci ha dato la Repubblica dopo quegli anni terribili. Beh, si fa male e sembrerebbe, diciamo, un altro sintomo della crisi delle democrazie liberali, no? Prima si diceva forse è in crisi la democrazia, è la fine della democrazia, se ne parla da un po'. Io dico sommessamente, la democrazia è una virgola nella lunga pagina della storia, è un fenomeno umano, è un fenomeno che può finire, dobbiamo stare attenti e le festività, le ricorrenze, il 2 giugno servono proprio per ricordare che bisogna stare attenti e difendere le conquiste democratiche, le conquiste della civiltà giuridica. Allora, arriviamo a questo articolo 92, perché lì è nata la contestazione di domenica, no? Sì. Che cosa dice l'articolo 92? Chiediamolo ai nostri telespettatori. Allora, benissimo. Allora, innanzitutto, per parlare dell'articolo 92 è fondamentale partire dal testo. Perché che stiamo vedendo. Si sono dette molte cose, però la lettura del testo forse ne aggiunge altre. Il Presidente della Repubblica, nel secondo comma, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Cioè la proposta di nomina dei Presidenti dei Ministri è avanzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica poi adotta un atto di nomina, un decreto. Quindi, diciamo, nella ricostruzione maggioritaria della dottrina si tratta di un atto complesso, cioè un atto la cui formazione compete sia al Presidente del Consiglio dei Ministri sia al Presidente della Repubblica. Qui ci sono stati una serie di problemi. Il primo problema, di cui forse ancora non si è parlato tanto, è il fatto che la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri in questo caso proveniva da un soggetto un po' più debole rispetto al passato, perché per la prima volta abbiamo avuto un Presidente del Consiglio dei Ministri che non aveva là dentro, nella fase, nella stanza col Presidente della Repubblica, nella fase delle quella trattative, capacità di quella negoziare, capacità negoziale, di collaborazione. Perché è estraneo ai partiti politici, se posso aggiungere, per un governo politico, anche questo è un totale inedito. D'altra parte, in posizione più debole rispetto ai due partiti dominanti, a Salvini e Di Maio. Questo è una novità. Anche i leader lo hanno definito un esecutore di un accordo di programma di governo. Quindi sicuramente c'è stata una difficoltà del Presidente della Repubblica a interloquire con un soggetto che non aveva non una poteva. Disponibilità. Ora, io lo ricordo spesso perché è un altro principio di cui non si parla spesso, ma è fondamentale per il funzionamento della Carta Costituzionale. Ricordiamo tutto. Tutta la Carta Costituzionale funziona sulla base del rispetto del principio di leale collaborazione, che se alla base di tutto non c'è la leale collaborazione, gli organi, il conflitto fra gli organi istituzionali anche perché si stira così, finisce alla Corte. Giustamente, professor Ranuzzi, il Presidente è garante proprio dell'unità del Paese, dell'integrità. Ora, questo va insomma non c'è dubbio che il Presidente della Repubblica abbia esercitato una sua prerogativa costituzionale nel massimo, diciamo, dell'interpretazione possibile. Non c'è è dubbio. Stato chiarissimo. Io ritiro dentro Rossini che ci ha ascoltato pazientemente per tornare a quella suggestione che abbiamo gettato così, insomma, in tutto questo, se non ricordavo 90 giorni, ma tutto quello cui stiamo assistendo abbastanza attoniti questi giorni, le invettive pesanti, feroci direi. Le istanze sociali scivolano progressivamente, insomma, dietro le quinte. Io facevo riferimento alla notizia di questa mattina, non la Melegatti, perché ricordo che qui festeggiamo il fatto che i dipendenti si erano attrezzati, garantivano la produzione. Ci sembra una bella storia da raccontare di Natale. C'era anch'io. Sì, lui agli effetti. Oggi, tra l'altro, è uscito un rapporto dell'OCSE che nella sua parte economica dice fondamentalmente due cose, che questo paese deve migliorare sul piano delle infrastrutture e del contrasto alla povertà. Cioè, quindi è assolutamente chiaro che dal punto di vista economico e sociale c'è ancora molto da fare. E allora, se mi permetto un commento su questo, poi arrivo alla domanda, è chiaro che se c'è una scarsa tenuta delle istituzioni democratiche,
il problema si pone. Vorrei anche far notare, io non entro nelle questioni costituzionali, ma che oltre al capo dello Stato non c'è più niente. Cioè, nel momento in cui va in crisi il Presidente della Repubblica, è l'ultima istanza. Crolla il Paese. Cioè, il Parlamento può anche, voglio dire, avere un momento di... Negli anni 70, come si diceva prima, si sono trovati formule diverse, erano i governi balneari, duravano relativamente poco, alla fine una soluzione si trovava. Però tutto il governo... no. Ma il Presidente della Repubblica rimane l'istanza finale, oltre la quale, dice, che c'è dopo? Certo. È l'ultimo. Quindi la tenuta della Presidenza della Repubblica è decisiva per la tenuta dell'architettura delle istituzioni, all'interno delle quali si giocano anche alcune partite. Le vicende economiche trovano spazio nelle istituzioni. Adesso il tanto bistrattato CNEL, in realtà, che sarebbe la terza Camera dello Stato, ricordiamo al pubblico di che sta parlando. Tanto bistrattato CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che doveva essere la terza Camera all'interno della quale avrebbe dovuto all'inizio trovare una composizione gli interessi economico-sociali, rientra nell'architettura delle istituzioni, come a dire, guardate che le questioni economiche e sociali non sono questioni extra, le questioni istituzionali, rientrano pienamente. C'è un legame. Assolutamente. Beh, sì. Allora, ma ancora di più, perché noi siamo... Un attimo soltanto, Antonella, perché introduciamo Simone per far ricorso ai nostri telespettatori e poi continuiamo a parlare di Mattarella, perché davanti a quello che abbiamo spiegato poi si è scatenato l'inverosimile. Simone. Coinvolgiamo subito i nostri telespettatori e allora condividete con noi le vostre riflessioni su questo particolare momento politico. Insomma, interagite con noi attraverso il nostro numero verde 822 88 96, lasciateci un messaggio in segreteria oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it, venite a trovarci sulla nostra pagina ufficiale Facebook oppure su Twitter attraverso il nostro profilo @siamonoitv2000. Vi aspettiamo. Molto molto bene, Simone. Allora, il nostro costituzionalista ci ha spiegato l'articolo 92, di fatto ci ha spiegato che Sergio Mattarella si è mosso nell'alveo costituzionale. Del resto poi ci sono tanti casi, no, di ministri sostituiti per volere del Presidente della Repubblica, almeno 5-6 ne ricordo io. E però, nonostante questo, da domenica sera in poi, caro Francesco, sui social, che questa nuova frontiera dove si scatena l'odio, no, d'ogni tipo... su Mattarella davvero cose io dico vergognose, no? Indicibili. Francesco, come le commenti? Io ho letto certe frasi. Le commento che una volta c'erano le suburre, adesso ci sono i social e quindi tutto quanto si riversa nei social, e dimenticandosi che democrazia non significa piazza, non significa popolo, c'è anche il popolo, la piazza per carità, che ha una sua legittimità. Ma la democrazia, dai tempi di Pericle, anche prima, da Clistene, è basata sulle istituzioni. Quando la Costituzione dice che la democrazia appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Quindi democrazia è Quirinale, Parlamento, Presidenza del Consiglio, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura e tutti gli altri organi che concorrono in questo orologio che è stato architettato dai nostri padri costituenti a creare la vera democrazia. Mattarella domenica sera voleva esercitare semplicemente il suo ruolo di garante della Costituzione e la Costituzione dice che i trattati non si toccano. Noi siamo stati i soci fondatori dell'Europa, no? 70 anni fa il Trattato di Roma, il primo trattato di istituzione europea è il Trattato di Roma, prima della CECA, diciamo. Allora noi non possiamo toccare l'Europa e Mattarella ha il compito di ricordarcelo. Tanto è vero che, per esempio, i trattati non possono essere sottoposti, qui c'è il costituzionalista, al referendum, proprio per questo motivo. E quindi, tra l'altro, non era stato neanche oggetto di campagna elettorale, perché nessuno si era sognato in campagna elettorale che volevamo uscire dall'Europa. Dopodiché, Matteo Salvini pone come condizione la nomina a ministro dell'economia di un economista liberale con una visione molto euroscettica, che ha parlato di uscita dal sistema monetario europeo, che ha parlato di tornare a stampare moneta, immaginatevi con quali effetti sul piano dell'inflazione, saremmo tornati ai tempi dell'Argentina, che ha paragonato il sistema monetario europeo come lo strumento della Germania nazista per espandersi in Europa. Allora io vorrei sapere... Sarebbe stato un peccato di omissione quello di Mattarella
di nominare il professor Paolo Savona. Oltretutto, la cartina di tornasole è stata l'alternativa offerta a Conte, che, come è stato detto, non aveva molti... Quella di Giorgetti. Giorgetti è il numero due della Lega, forse anche il numero uno, è il dottor Sottile della Lega. È stato presidente della Commissione Bilancio per 5 anni, è bravissimo, è un bocconiano, è stimatissimo dal governatore della Banca Centrale Europea Draghi. Mi volete spiegare per quale motivo Salvini non lo ha voluto? Ecco, questa è la domanda, Francesco. La linea politica della Lega molto meglio di Savona. Questa è la domanda, questa è la domanda. E invece non lo ha voluto Salvini. Allora è evidente che Salvini vuole andare, visti i sondaggi che danno la Lega al 23-25%, adesso non so bene, cioè 1 su 4 in Italia vota Lega, vuole andare alle elezioni e a raccogliere e incassare quello che sta succedendo in questo momento, cioè la confusione più totale sul piano politico. Questa è la domanda. Tra poco, Rossini, c'è un'altra riflessione che risulta un passo avanti rispetto a quello che ci stiamo dicendo, su cui vorrei portarla. Però vorrei sentire un po' che cosa pensate rispetto a quello che ci diceva Francesco Peppino, alza la mano. No, come a scuola. No, perché adesso, diciamo, c'è chi ha chiesto scusa, poi c'è chi, insomma, si è dissociato dall'impeachment, però poi continua a dire vedremo quello che decide il Parlamento, quello che farà, sembra che lo chiami in causa, come dire, vedremo che responsabilità si assume. Quindi Mattarella sempre sotto l'occhio. Ho delle mie interpretazioni su Salvini, però vorrei portare anche una testimonianza sul presidente Mattarella, perché il presidente Mattarella è forse quello, rispetto a tutti i presidenti della Repubblica, compreso il primo Cossiga, col maggiore understatement, col profilo importante ricordarlo, dove viene prima l'istituzione della persona. È stato trattato in questi giorni da questi sciagurati, a cominciare dai capi dei due partiti che volevano dirigere l'Italia, come un personaggio di scarso valore. Lui viene da una famiglia... Interrompo un attimo, Peppino, perché i nostri ragionamenti... poco fa è stata battuta una dichiarazione di Salvini dall'ANSA, il titolo è governo politico con squadra già presentata. Vabbè. Quindi c'è quindi ha detto di no, ha detto che vuole andare alle elezioni perché il capo è dello Stato. È in campagna elettorale della Toscana, diciamo. Ma dall'inizio, da 90 giorni fa in campagna elettorale. Volevo finire questo argomento per dire che, oltre a essere il fratello di Piersanti Mattarella, una delle più drammatiche vittime della mafia, ricordiamo quella foto drammatica in del cui presidente lui raccoglie, però io non voglio, diciamo, fissare nella memoria dei cittadini solo il momento tragico della sua famiglia, della Sicilia e dell'Italia. Mattarella è stato un grande parlamentare. Io l'ho conosciuto, una delle persone più serie che si sia mai vista in Parlamento. Lo dimostra anche la sua uscita dal Parlamento, perché quando nel 2008 lui non venne rieletto inopinatamente, essendo stato ministro della difesa con grande affidavit da parte di tutte le capitali straniere, non troverete una dichiarazione sua. Ma questo allora noi Mattarella... stiamo parlando di una persona che il pubblico deve conoscere come una persona fra le migliori che il paese, tra le poche persone che hanno senso dello Stato in questo paese. Ma questo perché Mattarella, di questo stiamo parlando, scende dalla cultura politica di Aldo Moro, di Pietro Scoppola. Personalità, lo dico riprendendo quello che diceva il collega. Un cattolico democratico. Sì, ma un filone particolare, perché il cattolicesimo democratico è tante cose. È una scuola di pensiero. È una scuola di pensiero preciso. E volevo riprendere quello che diceva il collega Bello, perché, attenzione, non è che Mattarella si è fidato. Mattarella, la fiducia serve per far nascere i governi, è il principio della leale collaborazione che ricordavamo prima, ma quella cultura politica, per questo cito Aldo Moro, non considerava mai gli avversari nemici, ma li studiava attentamente. Quanto è importante quello che ci dici, perché io vorrei fare un passo avanti su questo, perché avrete letto, insomma, oggi sull'Avvenire un editoriale proprio in prima pagina, il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, che ci ricorda che in questo momento grave è il momento della responsabilità, non è il momento dello scontro politico, istituzionale, sociale. Riportava anche le parole di Luigi Sturzo, che in un'ora parecchio grave diceva a tutti gli uomini di buona volontà, liberi, diamoci da fare, collaboriamo ai fini della patria, alla vigilia del 2 giugno, patria, noi in questo senso lo sottolineiamo, Rossini. Sì, questo richiamo alla responsabilità, al bene comune,
suona potente. No, ma perché la riflessione che parte dal cattolicesimo democratico, tra i suoi elementi fondanti, ha proprio due questioni. Il primo è registrare le diseguaglianze sociali sulle quali bisogna intervenire. E il secondo è la difesa delle istituzioni. Cioè istituzioni e diseguaglianze, anzi, le istituzioni sono il modo migliore attraverso il quale noi riusciamo a garantire le fasce sociali più deboli. Sono il modo. Perché in assenza di istituzioni e di regole prevale una cultura diversa. Quando, se noi siamo in grado invece di tutelare le persone attraverso il diritto, la Costituzione, le istituzioni, allora questo è il modo migliore per difendere le fasce deboli. Questo vuol dire quindi che il recupero di Sturzo, che tra l'altro cita il popolarismo, dove c'è la radice di popolo, però si parla tanto di populismo, qui è una virata un po' diversa, cioè, molto, come a dire, molto. Non è la piazza che ovviamente fa la politica, no, diciamo. No. Però la radice è la stessa, che dice, la radice è quella che non è la piazza, ma c'è il pluralismo, come nelle istituzioni, peraltro, che si basano su un'architettura. Bello. Ma io volevo chiedere conforto al costituzionista e ritornare alla questione del principio di lealtà, perché il principio di lealtà, forse un po' come il principio di buona fede nei contratti, cosa sta a significare? Sta a significare che non tutto può essere normato, diciamo così, no? Che ci sono le norme, ma le norme non possono mai dire tutto, che una parte dell'applicazione delle norme fondamentale è data dal la cornice condivisa, diciamo, dai contraenti o dagli interlocutori, sostanzialmente è questo. Quello che è successo domenica è stata una violazione del principio di lealtà, ma come si attua? Si attua attraverso lo stravolgimento del significato delle parole. Ci si domanda, la democrazia è in pericolo? Molto in sintesi, io sono convinto che Salvini sia un fascista. E sono convinto che sia un nuovo, io l'ho scritto sul gas stamattina, che sia un nuovo modello di fascismo, che a differenza del precedente fascismo, del modello originario, che agiva cancellando le parole, agisce stravolgendo il senso delle parole. Bellissimo. Penso che oggi l'antifascismo sia la difesa del senso delle parole. Bellissimo. Questo è bellissimo, ci piace moltissimo, è la difesa del senso delle parole. Ci sono delle novità? E arrivano in primis da Forza Italia Anna Maria Bernini, che ha detto: o parte un governo politico o si va al voto. Io credo che in tale ipotesi il centrodestra unito è la soluzione migliore. E un'altra novità anche dal Movimento 5 Stelle, la posizione ufficiale del Movimento espressa da Luigi Di Maio è stata: governo politico o voto. Ora dotatevi di sfere di cristallo. Vi posso invitare a prendere tutte queste dichiarazioni, sì, ma con le pinze? Ma ormai l'abbiamo capito. Per tutte le cose che abbiamo detto. Così. Ora però dotiamoci di sfera di cristallo e cerchiamo di capire, a partire da Caldarola, poi sentiamo tutti, che cosa accadrà adesso. Accade che Salvini ha già rosicchiato molti voti al Movimento 5 Stelle. Sa che ne può prendere ancora altri estremizzando la sua posizione. Il Movimento 5 Stelle è un partito tale che deve vincere sempre. La prima volta che non vince inizia un arretramento rapido e avventuroso. E quindi Salvini vuole il voto, non vuole più fare il governo. Però non lo vuole, subito. Oggi non lo vuole subito, fatto capire che Salvini settembre è meglio del 29 Salvini luglio. Rappresenta un partito radicato. Fra i suoi militanti ci sono i proprietari di alberghi, gli industriali che vogliono stare in Europa e quindi vuole il tempo. Le ferie, diciamo, le vuole costruire un rapporto con Berlusconi, questo è. Quindi il tema di oggi è quanto tempo ci metterà Salvini a mangiarsi Di Maio. Ma io volevo fare una considerazione, non so se per alleggerire, ci si domandava, si diceva la presbiopia dei costituzionalisti. Io penso che questo sia un momento che fa paura, anche perché ci sono degli elementi narrativi, diciamo così, che se noi ci mettiamo nella prospettiva dello storico fra 30 anni che lo racconterà, c'è del materiale, lo dico, suggestivo. Il fatto del Giro d'Italia, il fatto che il Giro d'Italia domenica scorsa, mentre succedevano quelle cose, finisce tra le buche di Roma e viene interrotto è molto metaforico. Prima di venire qua, il telegiornale ha dato notizia che per uno scandalo in un piccolo comune della Campania
è stato arrestato un sindaco che si chiama Carlo Pisacane. È molto, che tristezza, no? È molto significativo che in questi giorni avvenga che viene arrestato per bassa corruzione l'omonimo dell'eroe risorgimentale, mazziniano, socialista e teorico dell'azione senza ricompensa. Bellissimo. Che è quello che non ha saputo fare la sinistra italiana. Sembra un racconto dell'orrore. Poi no? Una domanda sta succedendo in visto che diciamo sono venute fuori tante parole chiave: responsabilità, senso delle istituzioni e anche diciamo qualche tratto di storia costituzionale. Vorrei aggiungere un elemento alla discussione che secondo me è un altro elemento di riflessione. Una delle difficoltà che ha riscontrato Mattarella, a mio avviso, nella fase di formazione del governo è dovuta al fatto che si presentavano come partiti di governo due formazioni politiche che non avevano mai governato questo paese. Noi sappiamo dal punto di vista della storia costituzionale quanto sia difficile inserire e riconoscere come formazioni di governo alcuni partiti politici che non hanno mai governato. Penso gli esempi sono facili da fare: l'esperienza del Partito Comunista, la Convenzione Excludendum e il tentativo di Moro di compromesso storico. La difficoltà iniziale, il travaglio diciamo della formazione del partito di Forza Italia di Silvio Berlusconi, la trasformazione del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale, sono momenti che dal punto di vista politico-costituzionale sono difficili da gestire. Il Presidente della Repubblica si è trovato in una situazione molto difficile, quella di gestire l'avvento di due partiti definiti, tra le altre cose, partiti antisistema e riconoscerli come partiti di governo in assenza di collaborazione con altri partiti. Ecco, anche questo con totalmente inedito. Iannuzzi ci sta dando un quadro chiarissimo. Io, Antonella, mi avete poi sollecitato questo dubbio, questa domanda che porgo a Antonella, che magari sinteticamente riesce a darci qualche lume. Ma Salvini, no? Voi dicevate Salvini. Di quale destra mira adesso ad essere leader indiscusso? Perché non capisco bene, Forza Italia mi pare una destra un po' più estrema rispetto insomma a quella di partenza. Molto più anche estrema. In Europa siedono in gruppi diversi, Forza Italia tace poi in questo momento più o meno. Quindi una destra molto più estrema. Io ripetevo questa cosa, non è che mi sto facendo pubblicità, ma in realtà non lo si scrive da nessuna parte questo. In Italia sono titolate per andare al governo, vedremo come andrà, vorrei dire qualcosa su quello che può accadere nelle prossime ore poi, non uno come nel resto dell'Occidente, dove peraltro non hanno vinto a parte l'America di Trump, ma due populismi che sono assoluti debuttanti, riprendo quello che diceva, lo diceva molto bene il professor Iannuzzi, assoluti debuttanti, e Salvini, una Lega nuova, di destra, molto aggressiva, xenofoba. Non dimentichiamo i fatti di Macerata, non dimentichiamo Traini, non dimentichiamo le operazioni che Salvini fa con i social. Attenzione, avendo dentro il maggior sospettato di aver usato le metodologie di Cambridge Analytica, il vicepresidente di Barack Obama, Joe Biden, ha detto esplicitamente, la stampa diede una pagina a questo, che Salvini, i cui fondi sono bloccati dalla magistratura, come sappiamo, è finanziato da Putin, detto da un ex vicepresidente degli Stati Uniti, quindi è un fascismo nuovo, molto aggressivo, all'estero si chiama alt-right, destra alternativa, destra alternativa nel senso che ha, come diceva prima Peppino, delle formule, è anche bello, delle formule, delle figure che sono molto diverse, e quindi il rischio che l'Italia corre, finanziariamente, perché nessuno ci viene a dire, contrariamente a quello che si crede, chi dobbiamo votare. Noi abbiamo un debito pubblico per il quale, se continua l'instabilità e si va a elezioni al 29 di luglio, prima è arrivata la troica. Esatto, perché nessuno ci presta più i soldi. Perché lo spread è la misura della fiducia. Io in tutto questo discorso, siamo verso la conclusione, poi sentiamo Rossini, a Fossi non abbiamo mai citato il Partito Democratico, ma questo è il segno dei tempi? Beh, il segno dei tempi è il senso anche di un grande smarrimento, di una grande confusione, perché in Europa sono stati
ci sono state delle reazioni. Qui siamo al completo smarrimento, al completo silenzio, no? In questo momento il silenzio c'è da parte di Berlusconi, che non si capisce bene dove sia finito, e da parte di un Partito Democratico estremamente confuso, nonostante raccolga la tradizione della sinistra e dei cattolici della Democrazia Cristiana. Mi sembra totalmente polverizzato, e tutto questo può portare alla situazione attuale, che è una situazione di due partiti populisti che si stanno scontrando, che si alleano ma a volte si contendono anche i voti, e stiamo andando avanti così in questo scenario. Io però non ci sto a fare troppo dietrologia, cioè ci sarà anche dietro Putin, dietro Salvini, per carità, però quella però di Biden non era dietrologia, ci tengo voti, a dirlo. Questi milioni di persone che votano per Salvini, che votano per Di Maio, dobbiamo tenerne Grillo, conto, eccetera. Sì, ma è diverso. Siamo proprio in conclusione, no? Diciamo che insomma, la democrazia, cercare di capire cosa sta la democrazia succedendo, ci consegna il compito di capire, insomma, di capire. Però anche chi vota in buona fede è siamo diverso proprio in da conclusione. Salvini. Io vorrei chiedere rapidamente a Rossini e Bellu come ci accingiamo a festeggiare questo nostro 2 giugno, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, delle preoccupazioni che sono sorte. È una domanda molto difficile. È chiaro che il 2 giugno va ricordato per ricordare ciò che è comunque come questo lo paese. Lei? Ma, vediamo come lo le celebreremo. Le do un suggerimento, Rossini, perché sì, poco fa ha parlato l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, che dice: desidero che in ogni comunità della diocesi, al vespro di venerdì 1 giugno o nella giornata di sabato 2 giugno, si canti l'inno di ringraziamento Te Deum e si innalzino preghiere e suppliche per la nostra patria, chiedendo la grazia di un rinnovato impegno di tutti per il bene comune. È un'idea, no? È una bella idea. Bello, le piace la parola patria detta oggi qui? Ma la parola patria ci deve piacere, mi piace molto. Uno dei nostri errori, dico degli errori della sinistra, è stata quella di regalare questa parola alla destra. È proprio così. Splendido. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie, torneremo davvero a parlare di politica nei prossimi giorni. Prestissimo, temo. Credo proprio di sì. Ci vediamo domani. Salutiamo tutti e ci vediamo grazie domani a tutti. Come sempre. 13:50. Alle 13:50 domani.